Occupiamoci ancora di economia nella seconda giornata dell'Euro Meeting, il seminario internazionale dedicato al turismo sostenibile. Si continua a parlare di scenari e sfide future. Mentre Milano fa i conti con migliaia di visitatori che quotidianamente si accalcano i cancelli dell'esposizione universale, la Toscana prova a ripensare il suo approccio al turismo. Nella seconda giornata dell'Euro Meeting, il seminario internazionale dedicato appunto al turismo sostenibile, l'assessore regionale Stefano Cioffo l'ha detto molto chiaramente: la Toscana deve smettere di inseguire i grandi numeri e cominciare piuttosto a trattare il turismo come un business. L'assenza di operatori turistici nazionali forti, ha detto Cioffo, lascia campo libero a quelli stranieri che gestiscono tutto, dalle catene di hotel al settore crocieristico. Si parla del 25-30% del prezzo di una camera d'albergo che finisce nelle casse di intermediazione informatica che non è italiana. Non è possibile continuare in questo modo perché noi perderemo la capacità di investire e di rinnovarci. Per cambiare l'approccio nei confronti del turismo, la Toscana ha lanciato l'idea di un Grand Tour europeo dei sapori. Dal 23 ottobre sarà online un portale che raccoglierà il meglio della tradizione enogastronomica di 40 regioni d'Europa, con la collaborazione diretta della Comunità Europea e con l'European Travel Commission, che sta lavorando su un prodotto di comunicazione che sarà un portale delle destinazioni dei sapori. Ecco, noi intendiamo collaborare, offrire questo grande contributo dei contenuti scientificamente e qualitativamente affidabili. Fondamentale sarà il lavoro nelle scuole, sia alberghiere che turistiche. Queste ultime però, secondo l'assessore regionale alla formazione Cristina Grieco, devono rinnovarsi e formare non solo teorici, ma veri e propri manager turistici. Dobbiamo ancora un pochino crescere come rapporto fra scuole superiori, università e investire davvero in formazione. Capire che il turismo può davvero essere fonte di ricchezza, ancora di più rispetto a quello che è oggi.